Zavato? No, io ho sentito delle cose che mi sono venute. Ha giù fatto una bella tazza delle case. Pigliata vedi, grazie, capra capria. Grazie, una luce, grazie, questo per tutti. Pulitelo qualche caffè. E visto che me la ci abbiamo forse. Amaro, grazie. No, no, io metto una puntella, puntella e zucchero. No, ma io mi picchio amaro, no, no, no. Lui mi faccio come Dio di avvento. Su ste noco. Ma non sono malati, coro. No, è Pio XII. E ti ringrazio per la promozione. Don Antonio Chiariello a servirvi. Ti parrucchiare. Chiari, Don Antonio Chiariello. Lui. Io! Io ho detto Don Antonio Chiariello. Scusatemi, è scappato. Io sono così parrucchiano. Se mi chiamate Don Antonio, mi offendo. Io sono così parrucchiano. Ma che ha fatto un zabbaglione? E voi dovreste essere Madame Lulu. E come avete fatto a capire? Signora mia, ognuno ha la sua palla. Sì, sono Madame Lulu, ma se preferite Lucia Senese. Come le due tabelle che stanno fuori alla porta del ballatoio. Perché qui nell'appartamento mio è grosso assai. Allora da una parte ci faccio lo studio e dall'altra parte ci sono le case. Ah, ho capito. Ma avete vista la bella bascio palazzo? Ecco, ma no, quella là blu con tutte le stelle della coppa. Avete visto quanto è bello? Bella. Come il mio vestito. Bellissimo. Per l'albero di Natale. Dalla Francia, ecco a voi. Sì, chamier, sta facendo varietà, sta facendo. No, no, ma da Lulu. Oh. Sensitiva, cartomante, chiromante, risolvo ogni problema di cuore e di finanza. E di finanza, avete visto? Scusate, ma toglietemi una curiosità. Ma se siete francesi, perché fate di cognome Senise? È dalla Francia da parte di mamma. In che senso? Allora, Madame Lulu, al secolo Lucia Senise, fu Nicola dalla Francia a Giuseppino. Ma non per caso. Si te fora marino, lo aga preto pesce. Oui, après poisson. Giuseppino Camusara. E voi chi siete? Doniuccio, Doniuccio. Ho scazzato. No, 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 prego, prego. Ho studente. Chiamavamo Dinuccio Studente, ma amici vostri mi chiamavano Scazzato. Oh, ma mi hanno uscito allora. E non le disse, mi ha chiamato Scazzato. Ah, che la mamma era tua, ma mi sa accavallando porca mani. E ieri era figliola, ma non ricordo buona a Don Antonio. Era un bello giovane, avido, con un bello cocco in fronte. Assomigliava a chi lo cantante. E il mister Express. Come che lei che canta guapa palupa guapa la è vista Express lei è la giuritta la stessa cosa tutte e due Io quando ero giovane venivo sempre a farmi fare le camicie da vostra madre Giuseppina Francese ma va bene con un ministro di giù vabbè ma perché poi ebbi la chiamata ed entrai in seminario però quando passo di lì mi ricordo sempre di voi anche se a dire la verità ormai è cambiato tutto. Noi era la scenetta mai io, per Vico Palazzo era pericolante, anzi, tutta la zona era pericolante, per via il bombardamento era guerra. No, e dove andaste? E ci siamo trasferiti a San Giovannil, e mamma la sai camisa, e si mettette a vendere le pizze fritte fuori vasce. E là a mandare mito, che mamma era francese, anzi, parigina. No, e perché? E perché la specialità di mamma era pizza parigina. Venivano da tutte parti di Napoli, non sapevano a mangiare. Vero, vero, a me mi piace assai quella là la chicchinella. Quella che scarola, olive, chiapparelle, lì c'è salata nuova. E anche la trovata ciclerico. E io essendo figlia di francese, o meglio di parigina, da Lucia passai a Lulu e mamma delle pezze alle puzze. Dalle qua la is, dalle pezze alle puzze, o si facette benedizione all'acqua e pesce, la pure povera proprio. Ecco faccio benedizione all'acqua e pesce io. Dicevamo, ora fate la cartomante quindi. Sì, in un certo senso ho avuto anch'io la chiamata. Ma perché, Don Andrò, qualche pregiudizio? Ma nella maniera più assoluta, anche se come uomo posso capirvi, ma come prete, se mi permettete, avrei qualche riserva. Per forza, però ricordatevi che è nata prima la magia e poi la religione. E con questo che vorreste dire? Che voi credete più alla magia che alla religione? No, no, però non bisogna mai nemmeno rinnegare il passato. Già, che lo sarebbe troppo comodo per noi. E così, a seconda dell'occasione, o tiriamo fuori a Sant'Antonio o un bello cornicillo. No, no, dove la parrucchia, io sono credente, che mi credete? Però, se vi facete fare una passatella, gatto, lo faccio vedere come sono bravo. Come sono professionale. Già, ma ci metti in mappa di ricere pure le cornicelle. Va bene, accetto, ma ad una condizione, che voi dopo
vi venite a fare una bella confessione da me. Oh, Gesù, e che peccato posso dire io? Lucia Senese? Nessuno! Ma Madame Lulu sì! Allora il mio studio è a vostra completa disposizione, quando volete! E pure la mia parrocchia! E qua, qua, ya! Ti parrocchia, arrivo su che tu ci stiamo di tarifa! Oggi fatto una bella faceta, ma per me per tu sfruttare fresca! Ma pensiamo, farò sciaviato, ci vediamo a Margellino! Ti parrocchia, scusate, con mio marito tutto a posto, avete chiarito? Diciamo che abbiamo chiarito la situazione! Ah! Ma avete chiarito, avete risolto? Ma a te che te ne porti se abbiamo chiarito, abbiamo risolto? Chi si sono fatti 3 mesi? No, se permetto, pure fa 3 mesi. Allora si sono fatte le due le questioni familiari. Pensi risolvere pure la questione nostra matrimoniale. Ma che te carezza, Alvarani, tu hai tutte le dirette tu. Ne, io te l'ho, te sti, te metto piatto a tavola che vuoi più. Anziché lì, state lì! Questo mai, che se sono cose che si chiariscono, ma per risolvere ci vado io. Ma ce l'hai che sta malena come ce l'hai, sì? Perché si spergiura, si bruciata, si muffazza. Ma lo sa che l'uomo che mi ha sposata, lo sa. Ma caspita, che hai ti sputo in faccia la verità. O può sapere che ha mandato a chiamare Germana prima? Immaginate, ma conoscendo te mi viene un fritto in cuore. Vabbè, e mettiti una puttella con le spalle, vuoi dopo che dici, ma che bene lo sai. Vabbè, ma questa gli sta cagando, poi ti faccio vedere la rossa all'uomo che ti hai sposato, capito? Ti faccio vedere chi ha salvato la Campore, capito? Santa Pedro non mi fa Santa Pedro. Forse è meglio che ce ne andiamo. Beh sì, forse è meglio perché che si può, sono cose personali, è meglio che ve le chiarite da soli. No, è meglio che rimanete, sì, perché mo viene Germana Auriemma e tutti quanti noi, direttamente o indirettamente, facciamo parte della stessa storia, avete capito? Prego, accomodatevi, accomodatevi. Che coincidenza! Onna Luci, non succede mai niente per caso! Prego, prego, accomodatevi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Maronna, è compressione a Brincangò. Ma ve ne è ancora un fritto in cuore. A chi lo dici? Natalia, che mi dovete dire? Vi posso solo concedere pochi minuti. E non vi preoccupate, mi basta, ma prego, accomodatevi. E allora, che mi dovete dire? Che vi devo dire, don Germano? Qua stanno i soldi che voi gentilmente 2 giorni fa avete messo nelle mie mani. E che significa? Significa che non ne vogliamo più, perché voi li avete vinti al gioco e noi non li vogliamo, perlomeno io. Non capisco, Germano, mi capita buono. Non ne volimmo, Germano. Adesso io lo so, ci aspettano anni di sacrifici, rinunce, privazione. Ma se rimaniamo insieme, Adelio, ce la possiamo fare. Adelio, io sono andato in parrucchiano, non c'è posto da chiudere perché mi ha ciucato fino all'ultimo male. Si parrucchia, lo sapevo. Beh, sì, lo sapevo, perché dice che quando ha avuto la busta a mano ci si è insegnato in coppia certi numeri, non ci ha visto più essere chiuso a giocare. Ma voi siete dei folli. Rinunciando a questa mia offerta, dovrete lavorare una vita intera per papare ebbete in coppa di ebbete. Adelio, ammirami un po'. Adelio, se rimaniamo insieme, ce la facciamo. Sabato, ma chiedimi la confessa. E una volta che stiamo parlando, Adelio, immaginate pure lei dicono con tutta la licenza. Ma no, nemmeno come gamba. Non ti preoccupare, chi vuole fatica trova sempre, capito? Non si può ormai fare. Hai ragione, ne la prima fatica te la trovi. Ma viene a lavare tutte le mattine a chiesa. Una amica mia, Marchesa Tati, aveva bisogno di un giardiniere. E poi potete venire a rapire tutte le sere allo studio mio. E visto, sono 3, e quando ne voglio? Quando ne voglio? Gente c'è, affacciato, fino ad andare da là, ne chiamatemi a me. Come? Ad avuto con la tua pipì, e ci sto qui, fino ad accagnare la funerà per la porzione, chiamate a me. E dritto, ad affare fino a posto, ci sto qui, qua ci sto qui con lo stiere, E va bene. Ma quando lo vuoi? Non li volete. E me li pidi. Significa che passo tutto all'orfanella di Pompei. Io devo adempiere ad un compito ben preciso. Io ho già avuto un miracolo. Va bene, si va bene. Un messaggio dall'aldilà. Anima santa. Salvato!
zitta. Capo parli. No, mo ti ha sta zitta, zitta, perché già parlai. Ma se non la fuoco a braga, sì. Vedete, Gemma, quando io vi dissi che nelle cose di mio marito non c'ero mai voluto entrare, non vi dissi una sciocchezza, però voi giustamente mi faceste capire che io c'entravo e come se c'entravo. Perché che sorte che cambavamo, venivano alle edicole. Ma alle edicole mio marito non ce l'aveva accattata, l'aveva vinciuta a poker. Lo sapevo. Zitta! E ci parlo. Don Germà, io in questa storia non voglio lasci pulita. Pure se sta storia è sporca di per sé stessa. Ma Olione a Ciro quando te ne fanno. E in questa storia più sporca siete voi. E ma mi state offendendo. Gesù, ma come offendete a fare? Io i giocatori accaniti non li giustifico, però capisci. Perché allora è una malattia. Per mio marito poi è la sua amante segreta. E io come buona moglie che può bene un marito, aspetto che essa al più presto torni a tavola da me. Ma per voi no! Voi non è né una malattia e non è nemmeno una sofferenza questa cosa, mi sono spiegata! Ma che ci azzecca che sta con i debiti di vostro marito che ha giù rinunciato? Che ci azzecca? Ci azzecca! O Leone, a Cio quando te ne fa! E lui è soldo nebulino, perché vi sono state storti con l'inganno! L'inganno! E a Davide buono l'inganno! Perché ho fantasma, malattia vostra, tutte e la betone, è tutto falso, tutto accuratamente studiato nei minimi particolari. Oh Gesù, allora c'è stato un complotto, una congiura contro di me. E senti tu buono, Germano. Germano, te potevo pure accendere, capito? E chi c'è? La cervella sei salda, genera odio. E quell'odio si trasi in danno vortice che non si esce. Lo sai perché? Un motivo c'è sta. O Leone, te ne fammi. Dove eravate lì? E bruciato un po' da carta bocca! Ma allora, un fantasma, la vaglione che ha accompagnato per la settimana a Puccioreale non esiste? No. La vaglione esiste veramente? È viva! Ma certo che è viva, è mia figlia! Viene nel metras! Cecilia! Dio mio, hai come potuto fare tutto questo? Io mi chiamo Maria. Maria? Ma allora mi hai mentito? Mi hai tradito? E potevo fare qualsiasi cosa per te? Basta che tu mi raccontava la verità. Maria, io ero innamorata di te. E mi dispiace, Germà. Ma Maria è la mia fidanzata. Pure tu mi dà in questa storia. Pure tu, Vincenzo Zabiglione Massimo, o meglio amico mio. No, Germà, io ho cercato di esserti amico. La mia amicizia te l'ho offerta su un piatto d'argento. Ma tu non hai bisogno di amici. Tu hai bisogno di gente che ti hanno sta soggetta perché hanno essere una cosa da tu. A Potenza, vero Germà? A superiorità chi sa che a quella da parte c'è sta chiave bisogno di te. Come dici tu, Germà? L'amicizia è una cosa e gli affari sono un'altra. Benissimo. Avete pigliato 300% di interesse, Germà, fino a che ho dissipato tutto il mio patrimonio. Ma dignità non da piglia. E a stima non da può accattare. Maledetto. Germà, io appartengo a quella categoria di persone che quando l'amica ha bisogno di te, non aspetta che si sottometta o si umilia quando mi cerco favore. Ma son chi che ce l'ho? Malaritta! Malaritta! Mi va la polizia! Va denunciare tutto quanto! Ma voglio avere in mutanda! Tu non vai a nessuna parte, tu di chi? Tu preferiresti morire impiccato piuttosto che rendere pubblica sta grande figura in merda che fa. Via, vicini, di questa fotografia quando sta inginocchiata. Troppo camusante che agnello! Vieni, la regalo per grazia ricevuto, dì! Bastard! Ma vi distruggerò! Morte e fame! Ma vabbè, no! Ma se ti è piaciuto assai, ma avete fatto proprio consulà! Salvatore, ma si è piaciuto! Io sono rimasto allibito, come dire, basito! Io di questa storia non ne sapevo niente. A me avevate chiesto un prestito restituibile o entro 24 ore o entro 6 mesi. E perché voleva maricere? Voi in questa storia siete stato solo il nostro benefattore. Ma è la verità, io sono contenta come sono giunte le cose e non me ne pento, anzi, si resta fa o facesse una tavola. Ma cosa te lì? Ma lei piglia tutto quello contante per scendere la Germania? Gesù, a banca! A banca? Che lo so, peggio il Germania. Tu se ci porti in garanzia non te l'hanno manca una lira, vai! Ma io non mi faccio tasci niente perché i soldi non posso prestarci! Ma non vi preoccupate, garanzia ci stanno! Salvato, tu che eri?
che ti riguardo tutte le soldi si parrucchiare per certi numeri che sembrano che fa posto, non vero, ci può avere, e io te credo, guarda, può essere come sì. Oppure può essere che te l'hai sonnato, te l'hai immaginata, ma io te credo, Salvato, noi siamo ricchi, lo so cara Adelina, lo so, siamo ricchi dentro, no Salvato, siamo ricchi bravo. Io sai perché? Perché tutta questa storia ci fa te numero. Guarda che maggio giocato. 68 euro, 69 euro, 51, 45 euro. Amore, gioco e magia! E l'ha giubilato tutto quanto, una rete da tutte e cinque con parole di no! Bolle con bollita, c'è un bello da me chiuda e... Parà! Quando abbiamo pigliato, quando? Ma me, quando abbiamo pigliato? Perché mi sono fatta tremi. Nenè, per pigliare lo spumante dolce, a me per stagione, La prossima volta che faccio questi papucci, dateci l'indirizzo pure, avete capito? È segnale che si è risolto tutto bene. Sì, si è risolto tutto, ma... Davi! Io mo sono chi a proprietario dell'edicola? Non ti preoccupare, io ti voglio affaticare con me. Però tu con me lo stipendio, o miette pestola rinda a casa. Vabbè, ma con cusarelle soldi c'è dato, ci ha accattato qualcosa, le spese. Come, insomma, per una tazza di caffè, un pacchetto di sigarette. E per una parte delle carte con gli amici. La parte delle carte? Tu hai tassi giù? Aspetta, Salvatore, io ci capito una cosa, che non sono che carte la tua amante, ma se tu casi una mala femmina, e tu mandi anche in questo momento, io giurassi, spero giurassi che non facessi più. Però la prima occasione ci carissi una da voi, e potremmo fare questo tutta la vita. E allora io aspetto perché questo lo posso considerare, capito, un tradimento, ma una malattia, è una malattia che non si cura che in medicina. Ma con affetto, fiducia e comprensione. Babù, E io stesso vado pure per me. E non vi preoccupate che non ce ne sarà più bisogno. No. Io oggi ho vinto la partita più importante della mia vita. Amen. E con l'occasione voglio anche annunciarvi che il mese prossimo vado a lavorare in banca. Mamma, scada sti bicchieri, ammazza che li e ti ho!